per essere intervenuti alla presentazione della 16ª stagione teatrale comunale di Castelnuovo. La prima organizzata in sinergia con due associazioni culturali che da quasi 20 anni operano sul territorio, attraverso un'attività a 360 gradi. Attraverso la produzione di spettacoli di teatro e di danza, l'attività formativa rivolta ad ogni fascia d'età, l'organizzazione di rassegne e di manifestazioni culturali. Corea 2000 ed Apustum hanno fatto conoscere in ogni luogo della Calabria e non solo quanto c'è di buono a livello artistico e culturale nella nostra città. Oggi le due associazioni qui rappresentate da Rosy Parrotta e Angela Micelli per Corea 2000 e Massimo Gatto, Casimiro Gatto e Antonio De Biase per Apustum si trovano insieme a vivere questa avventura. L'allestimento del cartellone e l'organizzazione in toto di una stagione teatrale, quale quella di Castelnuovo, che vanta grande visibilità e grande tradizione. E allora chiedo al dottor Cecchierini, in qualità di rappresentante istituzionale, di spiegarci un po' la scelta di coinvolgere queste due associazioni al fine di organizzare la stagione. Buongiorno, innanzitutto chiedo scusa il tono di voce, ma purtroppo non può essere migliore. Diciamo che tutto nasce un po' sull'esperienza che c'era stata già negli anni precedenti per quello che riguarda l'organizzazione della stagione teatrale, anche per quello che sono un po' le manifestazioni maggiormente rilevanti che sono svolte sul territorio. Da ultimo ricordo le manifestazioni dell'estate del 2014 e su questo solco si è inteso fare forse una sperimentazione nuova, nel senso non di voler far sì che il comune ancora una volta consentito, non utilizza, sfrutta quello che è il rapporto e la presenza sul territorio, anche come radice del tessuto sociale, delle associazioni. E il ruolo che viene svolto è importantissimo in moltissimi settori. Noi questa volta abbiamo voluto, d'accordo ovviamente con la gestione commissariale, in particolare con il dottor Mariani, e far sì che la stagione teatrale fosse condivisa rispetto ovviamente dei ruoli tra le associazioni maggiormente rappresentative che operano nel settore culturale. Non mi nascondo che quest'idea nasce nel mettere insieme più realtà proprio per questo motivo e voglio ricordarlo perché era stato anche inizialmente era prevista anche la partecipazione a questa stagione teatrale anche come fatto positivo, diciamo, di apporto positivo nell'organizzazione anche da parte di Scena Verticale, che poi purtroppo per impegni loro di lavoro non hanno potuto assisterci anche in questo. Abbiamo pensato di fare questo praticamente, di mettere insieme quelle che come dicevo erano le associazioni culturali maggiormente rappresentative e di affidare di sfruttare la loro professionalità, la loro competenza, il giro di situazioni che loro avevano nell'ambito della normale attività che svolgono, per cercare di far sì che queste manifestazioni teatrali potessero soddisfare tutti i gusti culturali. E noi avremmo potuto anche, come è stato in parte fatto negli anni precedenti, fare noi stessi o attraverso un bando, attraverso altre situazioni, fare reperire gli spettacoli e avevamo anche le condizioni per poterlo fare. Però abbiamo ritenuto quest'anno di dotarci di una vera e propria direzione artistica. E di affidare la direzione artistica proprio alle associazioni, quello che abbiamo fatto con un apposito atto deliberativo in tal senso,
è quello che le associazioni hanno sottoscritto, sia a Buscum che Torea Dolina hanno sottoscritto con il Comune, dove noi affidiamo a loro congiuntamente la direzione artistica di questa stagione teatrale. E in questa convenzione sono ovviamente regolarizzati tutti i rapporti tra il cliente e le varie associazioni. Compiti ovviamente di una direzione artistica in questi casi è anche quello di predisporre sia un piano finanziario per quello che riguarda lo svolgimento delle varie manifestazioni, e sia anche quello di proporre un cartellone di manifestazione. Tutto questo è stato ovviamente fatto, siamo nelle condizioni di partire, anzi siamo già partiti per quello che riguarda alcuni spettacoli, altri sono quelli che sono stati già programmati, e avremo anche motivi, credo, di ulteriore incontri e di ulteriore partecipazione da parte della cittadinanza man mano che verranno le varie compagnie qui sul territorio. Il rapporto nasce da un'idea di condivisione di questo progetto e ovviamente portato avanti ciascuno con le proprie competenze per quello che riguarda tutto l'organizzazione. Speriamo che quello che può essere in questo momento una situazione di condivisione porti i risultati che tutti ci attendiamo. Ovviamente qui è superfluo da parte mia ringraziare tutti coloro che al di là dell'apporto che hanno dato a livello associativo complessivamente, ma c'è molta gente che dietro le varie associazioni lavora a titolo personale in maniera estremamente, estremamente positiva. E per portare avanti un discorso di questo genere, oggi più che mai è necessario sempre di più condividere, allargare e consentito, ma lo dico sicuramente in senso positivo, prendere e sfruttare quello che è di buono, soprattutto in questo territorio, nel campo dell'associazionismo, è presente. Lo abbiamo fatto in altre circostanze, lo stiamo andando a fare anche in questo settore, con la speranza e sicuramente con l'augurio e l'auspicio che anche qui riusciamo a raggiungere dei buoni risultati, se non altro perché chi ci sta mettendo la faccia, chi ci sta lavorando, lo merita per l'impegno profondo e soprattutto per il riscontro che ha nel tessuto sociale di questa città. Quindi un cartellone con 11 spettacoli che vanno dal 3 gennaio al 24 aprile. Sul cartellone il simbolo che abbiamo adottato è un cuoco che dal suo vassoio ci propone una stagione per tutti i gusti. E a dare un rapido sguardo alla brochure, in effetti emerge subito la qualità degli spettacoli e la presenza di nomi di primo piano del panorama teatrale italiano. In effetti è una stagione per tutti i gusti, perché c'è il teatro di tradizione e quello di ricerca, c'è il teatro musica e quello di denuncia, dove momenti più allegri si alterneranno ad altri decisamente più drammatici, più impegnati. È bene poi notare che anche questa stagione, come la passata, ha una forte presenza femminile, è tinta fortemente di rosa. Quindi chiedo a Casimiro Gatto e a Rosi Parrotta di illustrarci in dettaglio gli spettacoli in programma e magari raccontandoci come le scelte delle due associazioni, delle due compagnie, che provengono comunque da esperienze e percorsi artistici alquanto diversi, hanno trovato una linea guida da seguire, una via da seguire per allestire appunto il cartellone. È facile da dire che è stato facile collaborare con gli amici di Apuscum, perché noi siamo proprio partiti dal concetto essenziale di collaborazione, che prevede appunto che più persone si siedono intorno a un tavolo
e scelgano un obiettivo comune da raggiungere e un determinato scopo. Noi Rodaia 2000, così a Custum, ha deciso di mettere a disposizione la propria professionalità, le proprie competenze, le proprie capacità a titolo, come direzione artistica, a titolo gratuito, portando proprio la propria esperienza, e che era però un progetto che era anche un po' una scommessa. Ha detto, beh, che facciamo? Ci stiamo? Io ho detto, sì, ci stiamo, facciamo qualcosa per la nostra città. E abbiamo accettato quindi questa scommessa che dimostra, perché c'è lo slogan è sì una stagione per tutti i gusti, ma io direi che c'è un sotto slogan che dice lavorare insieme si può. Il comune è riuscito a lavorare con le associazioni e noi associazioni siamo riuscite a lavorare tra di noi. Quindi questo ci teniamo a sottolinearlo. Quindi essendo una nuova collaborazione ci siamo detti cosa vogliamo da questa stagione teatrale. Allora nella scelta degli spettacoli abbiamo ritenuto opportuno selezionarli ad ampio raggio. Ampio raggio non significa che non ci sia una linea guida. La linea guida è proprio quella di accontentare e avvicinare il più pubblico possibile alla stagione teatrale, quindi a ritornare al teatro Sibelius in questo caso. Allora abbiamo detto, soddisfiamo tutti i gusti, 11 di spettacoli in cartellone, 4 sono fuori abbonamento e sono quelli delle compagnie locali più la compagnia di Murano, che poi spiegheremo. E come diceva il nostro ufficio stampa Mimmo Donato, sono tutti spettacoli tra di loro che vanno dal teatro d'avanguardia al teatro più impegnato, spettacoli accattivanti, teatro musica, c'è un po' di tutto. E molti spettacoli portano proprio degli spunti di riflessione su tematiche forti di vita quotidiana. Il fatto Mimmo che sia tinta di rosa, quello è del tutto casuale, vero Massimo? Sì, è del tutto casuale. È perché comunque ci sono delle attrici. Il panorama teatrale nazionale è popolato da attrici di grande qualità, anche poi alla fine viene pure naturale. Sì, si vede che il teatro è rosa. A noi quello che interessava era comunque creare un programma teatrale di alto profilo fruibile, infatti nella scelta degli spettacoli abbiamo selezionato quello che poteva essere, quello che secondo noi è il meglio, tra il meglio che offre, non potevamo accontentare davvero tutti, metterli tutti in cartellone, abbiamo scelto il meglio del meglio che viene offerto. E anche perché l'intento era quello di arricchire la scena culturale della nostra città, perché sia noi di Corea 2000, e mi faccio anche portavoce in questo caso di Acustum, siamo certi che il teatro e la cultura, sostenuti con impegno e passione, e noi siamo qui a dimostrarlo, rappresentino davvero un bene comune per tutta la comunità. Ed è bene quindi che Castrovillari abbia la sua stagione teatrale. Come dicevi tu, Mimmo, siamo già partiti, siamo partiti con gli amici di Acustum, col Café Chantan, stasera hanno l'ultima replica del loro spettacolo, la loro nuova produzione. Qui sicuramente farete la domanda, come mai quelle compagnie di Castrovillari, le tre compagnie di Castrovillari? Abbiamo ritenuto opportuno inserire le tre compagnie che il comune aveva scelto per affrontare insieme questo progetto di collaborazione. Quindi c'è la Prustum, ci siamo noi come Corea 2000 e c'è la nuova produzione di Scena Verticale che andrà, la nuova produzione di Saverio Larumina, Polvere, che andrà in scena il 20 marzo. E proseguo io, Massimo? No, adesso magari poi ci passiamo la parola. Nel senso che chiaramente l'obiettivo nostro era quello di riportare la gente a teatro, perché in questi anni un po' era un po' a causa della mancanza di fondi, sicuramente il comune come anche quest'anno si vive in un momento di crisi, sicuramente l'investimento che veniva fatto un tempo, perché la tradizione, che c'è stata sempre una grande tradizione rispetto alla stagione teatrale, così con la giunta Fortunato, con la giunta Blaiotta, che qui abbiamo professor Troccoli che ha gestito alcune stagioni e quindi sappiamo benissimo, facevano dei cartelloni di grandi, con grandi nomi e l'investimento era di un certo tipo. Adesso non è più possibile fare quello, ultimamente in questi anni c'è stato un po' di decadenza, diciamo, la stagione non si è puntato più come prima, anche con quei pochi fondi. Ecco, il nostro obiettivo è quello di riportare un po' di gente a teatro, e quindi abbiamo cercato di diversificare il prodotto, tenendo sempre presente che per prendere le grandi produzioni, il grande teatro, servono degli investimenti di tipo diverso, nel senso che uno spettacolo adesso, io adesso ho ripreso ad organizzare, perché lo facevo per la giunta Fortunato, ho fatto un po' di telefonate, ho contattato un po' di produzione, di
agenzie di distribuzione, e devo dire che per prendere uno spettacolo, io avevo pensato ad esempio, volevo fare l'omaggio ad Edoardo con Isa Danieli e Danilo Rea, lo spettacolo costava 9.000 euro. Cercavamo Giuliano Desio, notturno di donna con ospite, questo 8.500. Tra l'altro c'è anche un'altra problematica legata a questo, che noi sud stiamo andando sempre più indietro, nel senso che le compagnie non scendono in Calabria, c'è un altro problema che c'è, che loro si fermano a Roma, al massimo arrivano a Napoli, eppure è difficile prenderle queste compagnie, perché è vero che eravamo partiti in ritardo, però in effetti, perché se devono venire a fare le compagnie su una data a Castrovillari, non sono disponibili, insomma, chiaramente non ne vale la pena per loro. Quindi era quella di creare il rapporto qualità-prezzo, di cercare di scegliere e di fare una proposta diversificata e che potesse accontentare in un certo qual modo, però la linea è quella della qualità, chiaramente, dovevano essere tutti spettacoli di qualità. Allora, noi partiamo il 24 gennaio, siamo partiti con Aprustum, quindi con Café Chantan, che è uno spettacolo dove abbiamo fatto tutto esaurito, è stato un grande successo, è uno scarpetta questo, uno scarpetta un po' diverso, perché ci sono musiche, momenti molto divertenti di ballo e di canto anche, è un omaggio al Café Chantan di un tempo, fine 800, inizio 900, dove c'è una compagnia di comici che fanno un teatro serio e che poi invece si trovano a fare il Café Chantan. Quindi la risposta è stata molto positiva da parte del pubblico di Castrovillari. E partiamo però, gli spettacoli in abbonamento in realtà sono 7, e partiamo il 24, siamo voluti partire con un omaggio a Domenico Modugno, con un'attrice, una cantante napoletana molto brava, all'Esposito. L'omaggio a Modugno, perché Modugno, noi reputiamo che Modugno sia veramente uno dei grandi della musica leggera italiana, il disco più venduto, sappiamo tutti che il disco più venduto della canzone italiana all'estero è Nel Blu, Dipinto di Blu. È un'operazione che racconta la vita di Modugno, però ci sono moltissime canzoni. Adesso io parlerò di alcuni spettacoli, magari poi ce li... Il 7 febbraio invece continuiamo con Le Beatrici, che è uno spettacolo, è un testo di Stefano Benni, autore molto noto, autore umoristico, satirico, autore di libri del fantastico, consulente a Roccella, che lui fa continuamente gli sconfinamenti in ambito teatrale e cinematografico. Molti comici contemporanei hanno messo in scena testi di Stefano Benni. Ecco, questo spettacolo, Le Beatrici, è stato scritto appositamente per il teatro da Stefano Benni e per questo gruppo di attrici, infatti siamo il collettivo Le Beatrici. Questo spettacolo sarà il 7 febbraio a Castrovillari. Passiamoci un po', descriviamoli un po'. Poi andiamo al 21 febbraio con la compagnia Il Loco Teatro, che porta in scena il loro spettacolo Contami, che è uno spettacolo poetico dall'affascinante impatto visivo, che racconta in un viaggio onirico, attraverso un viaggio onirico, una visione un po' particolare di quelle che sono le fiabe che noi tutti conosciamo, che sono Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Biancaneve e Pinocchio. Proseguiamo poi invece al 28 febbraio, ci piaceva con La Lepre Ribalta, che rientra tra i 4 spettacoli non abbonamento. In questo caso ci piaceva omaggiare nel trentennale della morte di De Filippo, omaggiare proprio gli stesso con uno spettacolo. E siccome a pochi passi da noi una compagnia aveva la sua produzione con Dite di Sempre di Sì, abbiamo ritenuto opportuno inserire in cartellone La Lepre Ribalta, che è uno spettacolo fuori abbonamento, così come le altre 3 produzioni locali. Passiamo poi al 14 marzo, con Stati Unite di Edoardo Tartaglia. Qui è un po' curiosa come messi in scena, perché ci sono in scena 2 attori, una lei e un lui, e durante tutto lo spettacolo, che si interrogano su determinate cose, hanno questo abbigliamento orientale che può farci pensare a qualcosa che poi questo qualcosa non è, ma soprattutto pone sempre lo spettatore a farsi questa domanda: come fa lei, come potete vedere dalla foto nella brochure, a stare sorretta in posizione, stare sorretta, lui tiene col braccio destro un palo e lei è sopra questo supporto, seduta. E in realtà lo spettatore si chiede a tutto lo spettacolo come fa lei a stare lì seduta, perché non c'è un qualcosa che si vede e non si vede, galleggia lì nel vuoto. Andiamo poi il 20 marzo con Scena Verticale, che propone il nuovo spettacolo di Saverio La Rovina Polvere,
che, nel quale ritorna ancora una volta Saverio sul tema della violenza sulle donne. Arriviamo poi al 28 marzo con soddisfazione, con la nuova produzione di Corea 2000, Metropolitana Linea B. Corea 2000 decide, dopo i successi e i consensi riscontrati dal testo Violet, dallo spettacolo Violet, scritto da Angelo Micelli e da me diretto, abbiamo deciso di ritornare su dei temi Linea B. Perché? Perché Metropolitana è uno spettacolo già da più scena, però lo riproponiamo in una veste nuova, con più maturità e con più attenzione a quelli che sono gli stati e le situazioni italiane e non dei singoli individui che ci possono essere in un'Italia di oggi. E quindi ci sono storie di integrazione, solitudine, di infanzia spezzata, in scena c'è una ragazzina anche, di coraggio e di disabilità. Alcune però sono raccontate per non rendere tutto pesante, sono raccontate anche in chiave ironica. E tutte queste storie sono vittime di uno spazio, ecco perché metropolitana, lo spazio di una metropolitana, che è quello che poi costringe noi tutti ad entrare in uno spazio definito e rettangolare, in cui dobbiamo per forza muoverci, che ha un ticchettio sul suo orologio, ognuno ha il proprio orologio e soprattutto ognuno ha i propri movimenti e le proprie distanze da portare avanti. Continuo io, Massimo, passo a te. Mulignane, diciamo, è un monologo con Gea Marte, della regia di Antonio Capuano, che è uno dei registi di molti di questi spettacoli, come potete vedere, così come era Edoardo Tartaglio, sono rappresentanti della scena napoletana, però sono dei rappresentanti che operano sia in campo cinematografico che in campo teatrale. Gea Marte era attrice di film di Ozpetek e di tanti altri registi, anche di fiction televisive, è una bravissima attrice, e Antonio Capuano è un regista di cinema che ha fatto La guerra di mare, ha fatto molti film importanti, Pianese Nunzio, è un regista di vaglia che ha vinto più premi, insomma. E questa è la storia pure di una donna che si mette, che è molto sola, che si mette con un uomo, che poi quest'uomo invece la coinvolge in alcuni giochi e lei cerca sempre di compiacerla e la picchia pure, insomma. Però è tutto fatto in chiave tragicomica, un po' in chiave grottesca, chiaramente. Quindi non è una cosa drammatica, ma è giocata in un altro tono. Il Quartetto Euforia pure è un bellissimo gruppo di musicisti che fa un teatro particolare, che fa musica di grande qualità, però con delle gag, è molto comico anche, è un quartetto che gira tantissimo anche in Europa, è una proposta veramente diversa e alternativa rispetto a tante proposte. Se vuoi dire tu qualcosa, l'ultimo è una commedia di... Sull'Euforia Show ritorniamo perché abbiamo avuto modo di conoscere lo spettacolo in giro nella nostra tournée con Violet, e quindi in questo ping pong culturale passo la palla alla mamma che l'ha conosciuto. Sì, le ho conosciute, le ho trovate sensazionali, perché questo modo di giocare con la musica, quindi rendere visiva la musica, perché proprio loro lo dicono ad un certo punto, noi preferiamo semplicemente pensare che la musica abbia bisogno di essere, oltre che ascoltata, vista. Ecco, questa è l'innovazione che ci è piaciuta, così in questa chiave ironica, giocosa, fermo restando che sono delle artiste di grossa levatura, hanno lavorato con Mas Dazè, stanno lavorando, produrranno ora un film con Boldi, voglio dire, sono in giro, come ha sottolineato, per tutta Europa, quindi abbiamo veramente un prodotto anche qui di qualità. L'ultimo, chiudiamo, Rosy, vuoi? Sì, concludiamo con Non c'è due senza te, concludiamo con una commedia sul complesso tema dell'amore che vede in scena Marco Morandi, figlio del noto cantatore Gianni Morandi. Penso che sia una... Quindi possiamo dire qualità e diversificazione, in effetti c'è un po' di tutto, veramente. Dopo aver illustrato i contenuti prettamente artistici, ora dobbiamo un po' toccare con mano i numeri della stagione. So parlare dei biglietti, degli abbonamenti, dei posti. Chi? Allora, per Massimo, vado io. Ma voi, allora,
La scelta è caduta perché? Per agevolare ulteriormente il pubblico abbiamo pensato a modalità di abbonamento davvero accessibili a chiunque. Quindi nel biglietto l'abbonamento intero costa 50 euro per tutti e 7 gli spettacoli, il ridotto 30 euro. Nel ridotto abbiamo pensato ulteriormente, oltre agli studenti e agli over 65 che solitamente le stagioni teatrali offrono, abbiamo pensato di allargarlo, essendo noi, provenendo noi da associazioni, essendo due associazioni che hanno saputo collaborare, abbiamo detto apriamo anche l'abbonamento ridotto a tutte le associazioni presenti sul territorio, quindi compresi i membri dell'associazione. Per quanto riguarda il costo del biglietto, c'è un intero di 10 euro, un ridotto di 7 e una galleria di 5 euro. E che dire più? Sì, anche perché l'obiettivo nostro è quello di portare le persone al teatro, questo è fondamentale. Cioè cercare, infatti, perché c'è il problema che c'è, per esempio, che c'è un po' dappertutto, ma anche a Castroville, è quello che il pubblico è sempre più anziano, abbiamo pochi giovani a teatro, questo è un problema che si vive un po' dappertutto. E noi cercheremo di fare in tutti i modi, perché non è l'obiettivo nostro quello di fare, di fare l'incasso, cioè totale, che l'importante è che ci siano tantissime presenze, che cercare di coinvolgere quanto più possibile le associazioni, i cittadini e i ragazzi. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati. Per regalare a noi stessi e al pubblico momenti di aggregazione. È un momento in cui si fanno delle scelte obbligate, magari si rinuncia ad andare a teatro, però non si rinuncia a mangiare la pizza, si rinuncia alla cultura, ma non si rinuncia ad altro. E quindi in questo frangente di scelte obbligate è bene che i cittadini e che il pubblico ritorni e veda il teatro soprattutto come un momento di integrazione e può regalarsi momenti davvero unici, perché lo spettacolo nasce e muore in quel momento. Però non finisce qui, abbiamo pensato ai bimbi. C'è un'altra novità, anche abbiamo pensato ai bimbi, come dicevi, in effetti, il baby parking, quindi... Sì, il baby parking, per venire incontro alle famiglie che non sanno dove parcheggiare i loro bimbi durante lo spettacolo, abbiamo pensato, così come avevamo già noi proposto nel Calabria Teatro Festival, con successo, tra l'altro abbiamo pensato di proporre la formula baby parking, servizio totalmente gratuito con una giovane educatrice. Tutti i bambini potranno durante lo spettacolo potranno far giochi e potranno stare insieme con lei da mezz'ora prima dello spettacolo fino alla fine dello spettacolo, così i genitori sono tranquilli. Dove? Nella sala 8 del protoconvento, sempre lì al protoconvento. C'è da aggiungere qualcosa, Angela, Antonio? Allora io riprendo quello che hanno detto i miei colleghi. Innanzitutto voglio ringraziare il commissario, il segretario, per averci dato questa opportunità. Il lavoro è stato tanto, non lo nascondiamo. Si ha sempre quel timore, visto anche, come prima ha sottolineato anche Massimo, che le cifre non sono astronomiche, però sono dignitose, dico io. E con queste cifre dignitose penso che siamo riusciti a fare quanto di meglio potevamo, anche muovendoci un po' tra le nostre amicizie, perché si sa come. Quindi il mio ringraziamento va a loro. Ringrazio gli amici di Abruzzo, con cui è stato veramente, continuerà ad essere un piacere lavorare. È stata una bella collaborazione che io spero duri anche negli anni a venire. Quello che sarà poi, che verrà, starà al pubblico giudicarlo. Un ringraziamento va anche alla Gaspollino, che è sponsor della manifestazione. Di dire, non so poi altro, ma in un momento in cui anche i comuni ben più grandi del nostro e in situazioni economiche che tutti conosciamo, che non sono soltanto le nostre queste, si sta andando sempre più diffondendo un tipo di teatro che è basato esclusivamente sull'imprenditorialità privata, cioè sono già tre anni che per esempio il comune capoluogo e altri comuni non organizzano in proprio una stagione teatrale, ma
continuo, danno soltanto in concessione il teatro a soggetti privati per l'organizzazione di stagioni teatrali. E per quello che è la mia esperienza in merito, perché frequento molto teatro, posso assicurare che i costi dei biglietti sono improponibili rispetto a quelli che sono su questo volantino, quelli che sono stati proposti. E non solo, ma c'è anche un ulteriore rischio, che laddove non si riesce a raggiungere il tot di biglietti salta anche lo spettacolo. Noi abbiamo voluto mantenere, senza aiuto di contributi da nessuno, se non quelli delle sponsorizzazioni legittime per quello che riguarda i manifesti, le brochure della Casse Condino, che ribadisco il ringraziamento. Però abbiamo voluto mantenere ancora una volta la caratterizzazione pubblica della stagione teatrale, di questa offerta culturale che si voleva dare. Un momento anche in cui, capite bene, con la gestione commissariale c'erano anche le condizioni per immaginare di fare discorsi completamente diversi, ma così come è stato fatto per manifestazioni estive, così come è stato fatto anche, ahimè, purtroppo le condizioni atmosferiche sono state avverse per il concerto di Capodanno, anche qui Comune ha voluto essere presente, e il giorno in cui a qualcuno che si dovrebbe occupare di altro, inutilmente di chiamare tre, stavo chiamando anche il quarto, ma mi dissero che c'erano altri tipi di problematiche, inutilmente di chiamare tre persone, di chiudere una stanza e di scegliere a fare una cosa, che ne pensate? Questa è l'idea. Ho capito che le cose potevano andare bene quando ho visto l'entusiasmo di tutte le persone che erano presenti, perché io non sapevo quale poteva essere la reazione a quella situazione. Ho soltanto detto: c'è da fare questo, più o meno ci potremmo aggirare su un budget X, però serve qualcuno che faccia tutto dalla A alla Z. Ha detto: noi possiamo soltanto far sì che mettervi insieme, sfruttare la vostra professionalità in campo. Abbiamo perso un pezzo per strada, ma non per colpa loro, anzi ringraziamo che continueranno, sono presenti, sono partecipi a questa situazione, però vedo che quella scommessa, che era partita con così grosso entusiasmo, ha già prodotto dei frutti di una collaborazione che è inimmaginabile per quello che riguarda molte altre situazioni. Sono già, per quello che riguarda questo aspetto, essere estremamente soddisfatto. Se poi anche il risultato, come penso, sia di gradimento dei cittadini, penso che siamo riusciti a fare quello che è il nostro compito, il nostro dovere, di offrire qualcosa in più, grazie ovviamente sempre comunque alla collaborazione recente, che sembra. E poi fatemi ringraziare personalmente la Parrotta, perché io ho trovato, cioè anche nei momenti di maggiore difficoltà, visto che aveva un entusiasmo che era trascinante per tutto e per qualsiasi cosa, quindi là c'era la chiara sensazione che sarebbe andata avanti, e anche all'ausilio tecnico e giuridico che mi è stato fornito anche dall'avvocato De Biase. Era doveroso da parte mia citare queste situazioni, dire come nasceva questa cosa, perché mi faceva piacere che andasse a buon fine come siamo partiti. Grazie a tutti. Bene, se ci sono domande. Volevo chiedere una cosa da giusto. Avete fatto pace con il comune, è vero, ovvero non con la politica, col comune. La gestione commissariale, come ha sottolineato adesso il segretario, è riuscita a fare quello che non ha fatto la politica in un piano, mettere assieme la situazione. È paradossale, ma è vero. Abbiamo fatto miracoli.
No, il fatto che, come dire, che si rivolgano a delle realtà del territorio, che poi è questo, specie nei momenti di difficoltà, secondo me molto importante proprio, cercare di coinvolgere e far diventare protagonisti, anche perché Castrovilla è una realtà ricca di associazioni, insomma, quindi bisogna sfruttare le competenze che ci stanno, laddove c'è una professionalità riconosciuta. Insomma, diciamo. E questo diventa un capitale, come diceva prima Angela Miceli, no? Il futuro ovviamente non è dato a conoscere nessuno, però diventa un capitale umano, è qualcosa che unisce, anche la politica, è qualcosa che unisce. Poi, giusto per precisare, per un po' rinfrescare la memoria, leggo da qualche parte che una considerazione in merito ai numeri del perché l'anno scorso non c'eravamo, adesso ci siamo, non è così, l'anno scorso non c'eravamo per i numeri, non c'eravamo perché c'era qualcosa di poco chiaro che continuava ad essere poco chiaro e un po' indefinito, un po' impalpabile, per come hanno avuto modo di rappresentare le cose, si sono sviluppate in modo chiaro dall'inizio, e in quest'ottica di chiarezza e di tranquillità abbiamo trovato il nostro habitat. Io volevo chiedere se il budget è lo stesso dello scorso anno o di 3-4 anni fa, se più o meno. Più o meno sì, il budget quest'anno è, per quello che riguarda i costi preventivati, è intorno ai 30.000 euro. Io adesso non ricordo bene più o meno quello dell'anno precedente, ma siamo poco più, poco meno. Scusate se ritorno sull'argomento, perché come dire, la citazione era di una cosa che ho scritto io, quindi l'ho scritta e la vorrei chiarita. In effetti l'anno scorso nella conferenza stampa che fece a Prustum, che tra parentesi, come dire, io condividevo anche, la questione non era soltanto il bando, ma erano anche i numeri, che erano, come dire, in qualche modo risicati rispetto ad una programmazione culturale che la città ha sempre avuto e della quale anche le associazioni che oggi sono protagoniste diciamo, hanno avuto spazio, perché, come dire, è giusto che sia così. E ricordo che in quell'occasione, come dire, anche a Prustum fece una sottolineatura anche rispetto all'eventuale scelta diciamo, delle cose da fare, anche con pochi soldi, diciamo, prendere due o tre nomi altisonanti e poi, diciamo, organizzare con il contesto locale una stagione che fosse in qualche modo rappresentativa del tenore culturale che la città ha sempre avuto. Al di là, diciamo, della battuta, che però non è una battuta, nel senso che io riconosco che probabilmente la gestione commissariale ha fatto fare pace il territorio con una gestione che nel passato probabilmente era da criticare, però volevo capire se, ecco, l'atteggiamento anche rispetto ad una eventuale scelta di direzione artistica è cambiata rispetto a quello che dicevate l'anno scorso, o in qualche modo vi siete dovuti, come dire, avete dovuto fare, ecco, quello che si poteva con i soldi a disposizione. Velocemente, la nostra polemica dell'anno scorso riguardava il bando, che era un bando fatto perché non si capiva niente e non si sapeva neanche chi lo doveva fare. Noi ci siamo riavvicinati al comune con il bando estivo, dove loro sono stati chiarissimi, presentate tutti una proposta, e quelle proposte che possono essere finanziate saranno finanziate tutte in percentuale, così ci siamo avvicinati. Per quanto riguarda la nostra polemica di l'anno scorso, ritenevamo buttati gli 11.000 euro che sono stati spesi per le compagnie, perché era una ripetizione di teatro di avanguardia che faceva in maniera splendida scena verticale ed era una ripetizione inutile. I costi sono quasi uguali, sono un po' più alti questi, però vogliamo dire che noi abbiamo investito negli spettacoli il doppio rispetto a quanto hanno investito loro, 11.000 euro l'anno scorso, 22.000 euro di spettacoli quest'anno, a dimostrazione che noi abbiamo pensato alla qualità degli spettacoli e abbiamo cercato di ridurre tutti gli ammennicoli. Questo è una scommessa. Noi pensiamo che alla fine il rapporto qualità-prezzo sarà migliore di tutte le stagioni, perché è vero che sono arrivati nomi altisonanti, ma si spendevano 100.000 euro per una stagione. Ritengo, poi i numeri ci daranno ragione,
che questa stagione per il rapporto qualità-prezzo, perché sono tutti e sette spettacoli che vanno su teatri nazionali, credo che sia la migliore. È una scommessa, se la perdiamo ci renderemo conto che l'abbiamo persa e ce ne torneremo a casa. Poi ribadiamo pure il fatto che non c'è compenso per la direzione artistica. Sì, no, ma io secondo me la differenza che è, mentre negli anni precedenti, almeno per quello che conosco, la direzione artistica, allora, poi è stata affidata a un impresario oppure è stata fatta direttamente dal comune. Noi quest'anno abbiamo fatto un altro tentativo. Secondo me, quando ci sta una situazione così favorevole, o anche così negativa nel caso delle persone che non vanno d'accordo, è quella di metterle assieme e di farli lavorare per un obiettivo comune. Ripeto, forse l'esperienza che è stata fatta sulle manifestazioni estive, che ha visto cioè 30-32 richieste di spettacoli fatte tutte quelle serate, ha dimostrato che era possibile fare una cosa di questo genere. Tant'è vero che noi abbiamo proprio una delibera dove approviamo uno schema di affidamento di direzione artistica totalmente gratuito. Noi non abbiamo all'interno un direttore artistico all'interno del comune, abbiamo gente che è sicuramente capace, capacissima di fare, di organizzare degli spettacoli, di chiamarlo e di farlo, però avevamo necessità di un filo comune, di un qualcosa di estremamente particolare, specialistico per organizzare questo. E in questo caso qui abbiamo messo insieme tutti. Ci dispiace, ripeto, ci poteva essere l'apporto anche di Scena Verticale, che aveva accettato benissimo il discorso, anzi era entusiasta di questo discorso. Poi purtroppo, fatto lo spettacolo, tutti i problemi che hanno loro di lavoro, avevano la necessità di una programmazione sicuramente a più largo, sul lungo tempo, cosa che per noi non era possibile, però loro hanno continuato e continuano ad esserci, quindi però era questo tipo di collaborazione, questo nuovo fatto della direzione artistica che ci interessava. I risultati in questo momento ci sono, è chiaro che poi il risultato definitivo lo darà il gradimento del pubblico, ovviamente, come in tutto. No. Se non c'è niente da aggiungere, vi aspettiamo stasera e comunque il 24 con Concerto Blu. Concerto Blu, Manzo Blu. Grazie. Grazie.